Allora, oggi siamo venuti qui a trovare il sindaco perché 5 giorni fa, venerdì scorso, è stata sfrattata questa famiglia da una casa di spalto Borgoglio e appunto eravamo già venuti qua venerdì incontrando l'assessore Ivaldi che ci aveva promesso che oggi sarebbe stata trovata una soluzione, quindi una casa popolare si parlava. Purtroppo questa situazione non è stata trovata e dice il sindaco per i blocchi che ci sono al bilancio e per la mancanza di case popolari. Dopodiché questa famiglia oggi, se non fossimo venuti qua, sarebbe finita in mezzo alla strada, nel silenzio generale. E oggi è stata trovata una soluzione, nel senso che per 6 giorni saranno in un'altra struttura, in una casa famiglia, appunto per non farli andare in mezzo alla strada, e tra 6 giorni il sindaco si è impegnato a trovare una soluzione per questa famiglia, che sia una soluzione definitiva e dignitosa per loro. La cosa che ci teniamo a dire è che è necessaria una moratoria, vista la situazione del comune e vista la crisi economica, eccetera, per cui il prefetto o il vicario del prefetto devono impegnarsi pubblicamente, insieme a tutte le altre istituzioni, a fare un blocco degli sfratti, vista la situazione che c'è. Appunto delle famiglie che vengono lasciate in mezzo alla strada. Visto il periodo di crisi, visto il dissesto del comune, pensiamo che sia un atto dovuto, necessario e doveroso. E comunque, se non si troverà una soluzione entro 6 giorni, questa famiglia noi torneremo qui e tenteremo di nuovo trovare un'altra soluzione.